Ciao cari, sono Atrix, signori. Bentornati cari nel canale. Torniamo su The Marvel Snap. E ci siamo ancora, come tutti quelli che sono, i mercoledì mattina. Andiamo a condividere con voi la nuova carta che è uscita ieri, Sage. Tra altre cose, non so se lo sapete, ma insomma ve lo dico giusto per avere la certezza che lo sappiano tutti. Usciranno i series drop, quindi delle carte sono state ovviamente droppate da serie 5 a serie 4 e, sentito qualcosa, da serie 4 a serie 3, cioè mostri in testa, lascia stare. E il 4 del mese prossimo, quindi il 4 di giugno, il 4 di giugno, sento delle voci, veramente bro, questa è follia, io me ne rendo conto. Il 4 di giugno ci sarà la nuova patch, ovviamente, capito? Vabbè, ovviamente adesso vi faccio vedere subito il mazzo, il primo mazzo con il quale giocheremo Sage. Prima, ovviamente, vi ricordo di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale. E oggi, prima di cominciare, vediamo quello che Mangaio mi ha mandato. E vi ricordo, ragazzi, perché ogni tanto ci vuole ricordare la qualità, vi ricordo cosa è Mangaio e perché sono contentissimo di questa collaborazione. Allora, prima di tutto, Mangaio è il top perché la merce arriva il giorno dopo. Infatti, proprio ieri mi hanno spedito questo paccone e oggi... Beh, in realtà, quando sto a registrare il video sarà ieri, però insomma, e oggi mi è arrivato. Ovviamente, come sempre, io, ragazzi miei, approfitto dei vostri consigli per farmi mandare opere incredibili, ovviamente... Abbiamo la fantastica cartolina di maggio che io le colleziono. Per tutti quelli che sono, ragazzi, gli amanti di manga, Mangaio è ovviamente il mio unico consiglio a livello internazionale, perché ovviamente la cura, la perfezione con la quale vi manda tutti i volumi non ha pari. Ovviamente con il codice sconto Atrix da mettere direttamente sul sito avrete diretto il 5% di sconto, la spedizione sarà gratuita, superati 29 euro e soprattutto avrete bustine protettive per tutti i volumi. Oltre che a Villain Saga, guardate che cosa mi è arrivato, guardate la bellezza ragazzi, la bellezza di questo volume, o meglio di questi volumi, perché mi avete consigliato anche Akira. E guardate che incredibile pezzo d'arredamento. Infatti non vedo l'ora di metterlo poi dietro in libreria, perché questa è veramente una figata. Non pensavo fosse così grande. Anche qua, raga, ovviamente bustine protettive fatte su misura per il volume. E si va, ovviamente, a comandare. Spero veramente, signori, che si possa capire anche da dietro una telecamera la qualità, la perfezione e la bellezza di questi prodotti. Ovviamente, raga, sapete, Mangaio, codice sconto Atrix. E se lo fate, come sempre, ricordatevi di taggarmi su Instagram, perché vi ricondivido e soprattutto perché ci tengo e ci tiene pure Mangaio. Allora, subito, Sage, carta nuova, carta uscita ieri, Sage è una 3x0. Prende più 2 di forza per ogni carta, sia tua che dell'avversario, che ha una forza diversa qui. Quindi per ogni carta con forza diversa, lei prende più 2. Può andare a giocare, ovviamente, per un massimo di 16. Ho detto una cazzata. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, quindi può giocare per un massimo di 14, quindi se la ingarrate gioca tendenzialmente il doppio rispetto a Wolfsbane, con la differenza ovviamente, sicuramente raga, Sage è più forte di Wolfsbane, con la differenza ovviamente che Wolfsbane dipende da quante carte ci avete voi, Sage invece va a vedere tutte quelle totali, ovviamente se ci sono carte che hanno lo stesso numero e valore di forza è normale che questa non riprenderà più 2. Il mazzo si basa ovviamente su Sage, ma il mazzo si basa soprattutto su nostra mamma Ravonna, perché ci sono un sacco di carte, regà, come notate, che ovviamente scommano con lei e che quindi fondamentalmente la rendono in sto mazzo tipo una sera, ma che costa 3 mana di meno. Quindi ecco, valutate molto bene la scelta di prendervi Ravonna, perché Ravonna, regà, ormai è impattante. Ravonna nel meta, raga, è super impattante. Primo game becco la scimmia, bro, che starà giocando il Soela. Siamo tornati ai vecchi fasti. E sì, ok, non riuscì a fare il pugnetto. E quindi che Cannonball pure, raga, lo sapete, no? Cannonball quanto effettivamente possa essere forte. Micchia, Ben, la scimmia continua a giocare discard da 2 anni. È follia. Follia.
Bro, incredibile. Giocare Jeff a destra, bro. Io vorrei provare a cluggarlo sinistra. Giocando ovviamente Wet Widow. Vediamo. Ok. Ravonna è molto forte, ma la faremo dopo. Facciamo Green Goblin in mezzo. Poi sicuramente, regà, dovremmo fare Wet Widow sinistra. Lui non sta facendo niente, però è anche vero che ha già scartato Magneto e Death. Che non mi sembra proprio niente, se ci pensi. Direi Ravonna, direi Wet Widow. E... siamo messo game e vinto. Anche perché adesso noi possiamo fare con priorità professore a destra, Kitty Pryde professore a destra, e poi possiamo fare tipo tutto a sinistra, quello che ci pare. E snappiamo, no? Anna bro, sto di un rincoglionito epico, non puoi capire. Sto veramente rincoglionito, ma tanto rincoglionito. Sto veramente rincoglionito un botto. Se gioca su stanza potrebbe anche pensare di fare Jubilee. Si è ritirato. Pagliaccio che gioca Ela, mio caro. Ovviamente ultimo game potevamo fare Cannonball sinistra. Ma poi sì, molto forte Wet Widow su Camartage. Va bene raga, ovviamente quello che avete visto è un classicone, no? Cioè fondamentalmente è un Cannonball Control, non so come lo vogliamo chiamare. Però come notate la curva è molto più bassa. Perché? Perché è più bassa? Perché col fatto che c'è anche Sage, e quindi si è stata introdotta ovviamente anche Wolfsbane, è stato tolto Goblin, e in realtà è stato aggiunto Opsummer. In realtà Opsummer ci sta ed è forte tutte quelle volte che magari non trovate la borda, perché un po' di mana qua vi serve, un po' di rampa. Attenti, non riuscite a fare troppi punti. Però di base, regà, con tutta questa scelta e con questa curva di mana molto bassa, l'early game è sempre quasi presente, capito? Wide Hot Room. Wide Hot Room la prendiamo. Secondo me Wide Hot Room la prendiamo. Il problema è che come la cioè nel senso, non è che posso fare Green Goblin, capito? Boh, via. No, raga, che location strane che ci stanno comunque. Mamma mia. Devo fare Green Goblin, ovviamente. Devo fare Green Goblin, altrimenti se faccio adesso White Widow, Kitty Pryde, raga, a rischio che dopo io non posso fare Green Goblin, capito? Lui ha snappato. Ci ritiriamo. Ci ritiriamo perché non vedo alcun tipo di motivo per continuare sta partita con Nebula che sta staccando, con la volta in cui non posso giocare, con Wide Hot Room che non posso cluggare nemmeno il turno dopo. L'unica cosa forte che ci avevamo tendenzialmente è Prof Cannonball, ma in questo spot, raga, Prof non vince la location, quindi è inutile. Vediamo quante volte giochiamo Sage oggi, no? Perché ieri me l'hanno considerata, in 2 ore l'ho giocata 2 volte, in realtà una volta e mezzo. Perché una volta era stata tipo pullata dal campo, quindi non l'ho manco giocata io. Vediamo. Vediamo oggi. Terza partita, bro. Terza illusione di Jova Sage. Vediamo. Kitty Pryde. La mano è buona, eh. Cioè, Kitty, Angela, Hope. Cioè, a livello, regà, di setup c'è. C'è tutto. Non c'è Sage, però insomma, ormai siamo abituati. Armor. Ok, ok, ci sta, insomma. In realtà no, però, ok. Prendiamo Nebula. Facciamo Opsummer. Molto buona Green Goblin. Ce l'ha anche lui, vabbè. Va bene, ci sta. Ci sta, tanto adesso facciamo Kitty Pryde. A sinistra non ce lo dubbiamo mai. Sage, molto bene. Oddio, in realtà potremmo anche far Ravonna. Potremmo far tipo anche... a me Ravonna piace un botto. Io farei così. Bello, no? Pulitissimo, raga. Anche perché adesso Ravonna ci dà il baffetto sia su Sage che su Green Goblin. Lui fa The Punisher. Sto a vedere, ok. 6 mana. Oh. È il fatto che non so se basta più che altro giocare Prof. Mezzo.
Proviamoci. Forse basta, raga. Forse basta. Claudio, dipende se c'ha Jeff, ovviamente. Vediamo. White Tweed, ok. Ravonna, va bene. E raga, snap. Allora, Sage quanti punti fa? 2, 4, 6, 8. Non ne fa manco troppi. È una 2-8, perché chiamiamo senza snappare, dai. Ah, Spectrum vinco sempre. E quello è Spectrum. Omega Red non basta. No, certo che basta, poi non basta, certo che basta. Omega Red mi ha fatto. Mi ricordavo ancora il vecchio Omega Red. Io capirai come sto rincoglionito. Vabbè, Omega Red, raga, era... Posso dire la verità, impossibile da predictare. E il problema qui, il problema è che Cannonball non funziona con armor e voi lo sapete benissimo. Quindi nel momento in cui mi fa armor, io non posso fare Cannonball a destra e io devo fare per forza Cannonball a sinistra e pensare di poter vincere con il punticino di prof in mezzo. Quindi il mio cervello dice Jeff non ce l'ha perché è un Anguing. Il mio cervello però non pensa, perché non può, di base non pensa, ma non può pensare a cosa, no? Chi cazzo lo gioca? Manco mi ricordo il nome di coso. Un altro Ongoing. E io purtroppo agli Ongoing, raga, l'unica tech che c'è è prof, ma... Capite? Non è che... Però abbiamo giocato Sage. Dici, ma ti, però hai perso la partita. Vabbè, ho capito, che prende pure di vince. Però perlomeno l'ho giocata. Capito, no? Colpo gobbo, raga, snap. Colpo gobbo. Fischietto. Spero che non faccia magic sul trono. Questa è. Diciamo che anche dovesse giocare qualcosa a mezzo, noi comunque abbiamo altri 3 punti di Jeff, capito? Quindi dovremmo comunque vincere a mezzo. Dai, non ci credo, ma me le tiro allora, bro. Ma me le tiro un botto, dai. Che palle. Ah, raga, mo' è tosta. Ah, mo' è tosta con i cazzi, è tosta. Hop into Jeff Wozman e poi vediamo. Ora potrei probabilmente perdere. L'unica carta che mi potrebbe vincere adesso è Cannonball. Iron Lad into Ravonna è accettabile. È super accettabile. Io direi... Wolfsbane Goblin. Fortissima, tra l'altro. Rampo, ovviamente. Serve il prof, raga. Col prof vinciamo la partita. Mi fa sera. Niente prof, ovviamente. Mannaggia, che palle. Una volta che mi serve una carta, bro. Una cazzo di volta che mi serve una carta. Impossibile prenderla. O slot, Jeff. Devo togliere lo slot da lì. Cannonball. Cannonball può passo. L'importante è togliere sto slot. Secondo me possiamo vincere. Cioè comunque in mezzo chiamiamo 14 punti, raga, so tanti. E vediamo. Vediamo. Perché Cannonball prende sempre lo slot. Sempre. Mo, lui in teoria gioca vivente. Quindi in teoria dovrebbe fare Iron Man a sinistra. Ma facendo Iron Man a sinistra non gode più del buff di slot. Poi lì andrebbe, bisognerebbe contare. Io dico contare, già voglia. E quindi vediamo. Però è incredibile che io abbia come ultime due carte Profix e Sage. Cioè, questo la dice tanto sul mio rapporto con questo gioco. Soprattutto il prof, prof de turno 5 era sempre vinta. Prof in mezzo, un Cannonball a sinistra, non vinceva più. Però vabbè. Allora, via Oslo che fa schifo.
Ah. Ah. Ha preso la vonna, bro, perché se prendevo slot impazzivo. Perso. Perso. Cannonball preso da Palazzo Bianco. Ok. Va bene, ecco, comunque c'è, cioè, è evidentemente impossibile per me giocare a questo gioco ormai, no? È diventata la mia crociata, è diventata la mia croce. Cioè, tu ti aspetti che una persona normale possa fare Iron Man vivente, no? Cioè, dici tu, una persona normale lo fa. No, no, non contro di me. Dimmi tu come faccio a playroundare Clo, in un mazzo di Vindri, Clo, Cannonball preso da me. Ovviamente non riesco proprio a trovare le carte tra, cioè, Profix ovviamente non mi esce. Ma anche sto game, se non mi esce Profix, l'abbiamo persa. Io chiamo lo stesso, perché i cubi non valgono un cazzo. Noi chiamiamo lo stesso, non fa niente. Chiamiamo lo stesso, tanto ormai stiamo a guardare l'Uranga sto gioco, dai. Ho perso pure le speranze del rank. Upsummer, vediamo, vediamo. Anche qui non c'è il prof, non c'ho wait. Ma poi prima pure Magic de turno 3, cioè, veramente. Godo qua che prendi Angela, figlio di puttana. Il problema è che lo può rigiocare. Lo rigioca e prende Ravonna o Jeff, giusto, no? Sì, cioè, è ovvio. Ravonna. Ma dov'è il prof, regà? Ma perché devo ingazzarmi così tanto? Non è, è incredibile, no? Se, ma perché? Ah, ma che frustrazione che c'ho oggi, comunque. È follia, bro. È veramente follia. È follia. È follia che non trovo una carta manca a pagare l'ora. E dai. Baron Zemo che prende Jeff. Vaffanculo. Allora, l'unico modo per vincere questa partita, non lo so qual è. Cannonball White Widow. A meno che non mi vince a destra lui. Non so come. Io contro snap, bro. E qua sei contro snap, raga. Proviamo. Viviamo emozioni forti. Teoria funziona, no? Cannonball White Widow. Perché gli sposto una carta e poi gli metto un altro Widow schisso da meno 4. Bleh. Mogimor va bene. Gladiator va bene. Quake non lo so se va bene. Penso di sì. Amone! Amone! Fio di puttana, è tranquillo, stupido! Come delle arabe fenici risorte dalle cenere, dalla merda. Dici, mamma, Sage, professor East, fa niente. Non siamo qui a provare Sage, ma per rubare 8 punti a chi ancora oggi gioca Loki. Ricorda che Cannonball è l'unico che vince game in questo mazzo, sembrerebbe. Beh, l'unico, anche perché, ripeto, Profix. È uscito Profix. Molto bene, Martir. Questa è una grande mano, bro, questa è Snap. Giochiamo come sempre al buio, perché sapete che mi piace un botto. Ovviamente anche lui avrà tutte le opzioni in mano grazie a Olimpia, ma secondo me il nostro mazzo che pesca è superiore a tutti gli altri. Basta, vabbè, me la accollo, va bene. Giocherei Ravonna a destra. No, giocherei Ravonna a sinistra. Up. No, Ravonna a destra, mi sa che sto game up non lo giochiamo. È una roba del genere. Io volendo posso pure fare così. Così mi piace di più, raga, perché mi apro all'eventualità di poter fargli anche il prof in mezzo, capito? Vediamo. Wait, Widow. The Wood, ok. Angela è forte. Angela è forte. Boh. Ah, raga, prof a destra è l'unica. Cioè, non vedo altre scelte. Magari fa Falcon, tipo. Fa Beast, eh? Ok, Beast va bene. Beast va bene, perché è vero che diventa un Seaman. Adesso vinciamo a destra in un paio di turni. Ok. E una Drogation è vinta. Ora, raga, tocca vincere Adre. Io. esatto. Questa, no? Probabilmente. Noi il tiro turno facciamo Vosben e Sage, no? Credo. Vediamo.
Ma si è cloggato? Ah no, Bishop. Beh, meno male. Abbiamo doggiato Bishop, però. Vabbè, ora giocherà anche Falcon, immagino. Complimenti al tipo per aver trovato tutto. Tutto. E noi? Cannonball da sta. E non l'abbiamo trovato. Negativo. Negativo. E vabbè, che te devo dire. Niente Cannonball, io veramente, ragazzi, sto gioco mi odia comunque. Wasben Sage. E che ti fai? Questo gioco mi odia ed è evidente, ragazzi. Dite di no, siete dei bastardi. Dei bastardi. Io non so se lui c'ha Jeff, bro. Se c'ha Jeff ha vinto. So solo che sarebbe bellissimo chiudere in bellezza con questa partita, bro. Perché stiamo per fare la sage più grossa del video. E forse la sage più grossa della mia vita. Dici, vabbè, l'ho giocata 4 volte. Però fatti pure un bei cazzi tuoi, eh. Vediamo. Wolfman da 7. Da 9 in realtà, se consideriamo Angela. Regà, boom. 10. 2-10. Godo. Godo. Questo ci ha capito un cazzo. Questo, regà, non ci ha capito niente. Questo non ha capito. Vabbè, bro, ma quanti punti può mettere? Quanti te ne sono messi? Te ne sono messi 21. 21. Dio caro, incazzato quella bestia. Noi eravamo a 6 e siamo arrivati a 27. Da 6 a 27. Da sì a 27. Godo un botto. E regà, insomma, la carta è forte. Cioè, nel senso, credo che sia evidente. No, la carta è molto forte, Sage. Molto forte. E il mazzo è veramente molto bello. Cioè, nel senso, regà, guarda come te vede. Guarda, si è anche alzato per te. E lui fa tanta fatica ad alzarsi, eh. Spero che ti sia piaciuto pure questo video. Amore, scusami se ieri non ho pubblicato, ma insomma, ho avuto da fare. Ovviamente torniamo con la normale programmazione dei video. Io, ragazzi miei, vi auguro un buon proseguo di giornata. Vi mando un grosso abbraccio e vi dico bella. Mi sono dimenticato di bere il caffè. Lo faccio adesso. E ciao.